Eccoci tornati nella finestra di Aria Pulita dedicata alle pensioni, quindi Paolo Zani per voi, 0245 70 23 12, numero per chiamare in diretta. Ribongiorno Paolo. Ari, buongiorno. Novità, allora la cosa importante che vorrei cercare di far capire insieme a te, ai nostri telespettatori e cittadini, che cosa succede con questa manovra, con questa legge di stabilità sul fronte delle pensioni, perché ci eravamo lasciati 2 settimane fa, dove abbiamo detto, guardate che sopra i 3.000 euro lordi non ci sarà l'indicizzazione, ovvero la rivalutazione sulla base di un'inflazione programmata delle pensioni. Allora, che cosa succede adesso? Ci sarà ancora? Non ci sarà? E che cosa sono gli scaglioni di questa Allora, per operazione? quello che se ne sa ad oggi, perché qui ovviamente è una situazione in divenire, direbbe un filosofo, è la seguente. Queste sono comunicazioni ufficiali del Ministero del Lavoro e del Welfare, come si diceva una volta. Allora, l'indicizzazione, quindi l'aumento delle pensioni, quest'anno ci sarà per le pensioni fino a 3.000 euro al mese lordi. Attenzione però, perché detta così si può prestare ad interpretazioni errate. Vi faccio l'esempio per farmi capire. L'aumento fino a 3.000 euro è di 40 euro mensili, siamo vicini alla realtà. Cioè, per uno che ha una pensione di 3.000 euro, l'aumento sarebbe di 40 euro mensili. Se uno ha una pensione di 3.500 euro, prende i 40 euro e non prende l'indicizzazione sui 500 euro che splafonano i 3.000. Non è che se prende più di 3.000 euro non gli danno niente, come è successo nel 2011 e nel 2012. Cioè, in poche parole, viene garantita la perequazione, viene garantito l'aumento fino a 3.000 euro e da 3.000 euro non più, ma sulle quote eccedenti i 3.000 euro. Gli scaglioni come funzionano? È sempre stata così, questa non è una novità di questa legge, funziona così, il fatto 1,5 sarà qualcosa meno, però 1,5, l'aumento che dovrebbero dare, fino a 3 volte il minimo viene dato l'1,5, quindi fino a 1.400 rotti euro si dà l'1,5, uguale da 7 a 13, 14 euro, 18 euro al mese. Da 2 volte il minimo, andando avanti, l'indice dell'1,5 diminuisce dal 90 al 75 fino al 50%, ma per scaglioni, cioè se uno prende tutta la quota intera fino a 3 volte, poi prende il pezzettino per 5 volte, prende il pezzettino per l'ultimo pezzo. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Chi Mi sei? chiamo Rosa. Pronto? Ciao Rosa. Prego Rosa. Rosa, ti No, sentiamo. io volevo sapere per mio marito, mi chiamo Rosa. Sì, Sì? mi dica. Siccome è senza lavoro e da un anno e qualcosa, non riesce ad andare in pensione, dicono che è giovane per la pensione. Quanti anni ha? Sì. Ah, è del 55. Sì. 38. No, scusa, ho sbagliato. Del 55 a 58. Sì. 58 anni. Sì. È a Abbassa bene il volume 39 anni di televisore. contributi. Sì. Ok? Volevo sapere se c'è qualche scappatoia. Allora, diciamo così, da chitto di prima risposta direi di no, cioè nel senso che oggi, cioè l'unica scappatoia sarebbe quella che lui avesse un'invalidità al di sopra dell'80%, cosa che non vi auguro, in modo tale da poter andare in pensione al compimento del 60° anno d'età. Intanto ho dato la notizia che vale per tutti, cioè se uno è invalido nella misura pari o superiore all'80% ha diritto ad avere una riduzione dell'età pensionabile a 55 a 60, per le donne e 60 anni per gli uomini. Nel caso di suo marito, se non rientra in questa categoria, l'unica possibilità di anticipare il pensionamento è quello di raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi. Se ne ha 38 vuol dire che gli mancano ancora circa 5 anni di contributi. Il problema è di come fare a recuperarli, perché qui l'unica possibilità o si rimette a lavorare, ma l'ha già detto lei, quindi torniamo dal via, che a 58 anni non è assolutamente facile, per non dire impossibile, trovare un lavoro e questo è il vero dramma, perché è giusto parlare dei giovani, perché guai al mondo.
I giovani sono il futuro, ma pensiamo anche a quelli di 58-59 anni disoccupati che non trovano lavoro e devono aspettare, se tutto gli va bene, 6 o 7 anni o 8 per poter accedere al pensionamento. Grazie, tanto la signora, e noi andiamo avanti con le novità, se ve ne sono, sulle pensioni. Ecco, l'altra novità che ho letto, questa l'ho letta tra le righe, però sarò più preciso una volta che la cosiddetta legge di stabilità sarà approvata, pare che riaprano un altro pezzo di salvaguardia e dovrebbe riguardare i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro una certa data che fino ad oggi sono rimasti esclusi. Voi sapete che la salvaguardia dei cosiddetti esodati, che tirava dentro un po' di tutto, ad oggi ha salvato 65.000 il primo botto, 55.000 la seconda partita, 10.130 e altri 6.000, 6.500. Adesso dovrebbero essere altri 6.000 ancora. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Vorrei parlare con il dottor Zani. Sono qua. È qua apposta, come ti chiami? Sono Giancarlo. Prego, Giancarlo. Giancarlo, anche per te la stessa cortesia. Se mi abbassi per favore il volume, sì, del televisore. Senta, avrei una cortesia. Sono nato il 25-5-52. Sì. Volevo sapere quando dovrei, attualmente non lavoro, ho 30 anni di contributi, vorrei sapere quando vado in pensione. Dunque, se è del 52 ha 61 anni, sì. Se non ha, anche lei vale il discorso, questo continuo a ripeterlo perché voi sapete che io dico che ogni diritto non conosciuto è un diritto negato, se non ha problemi da avere un'invalidità all'80%, per mia fortuna no, grazie a Dio, io però lo dico perché purtroppo c'è magari gente che in quelle condizioni non lo sa e sta lì, quindi in condizioni probabilmente peggiori della sua, del 52, adesso io non ho la tabella aggiornata, però non va in pensione prima dei 67-68 anni di età. Perfetto, poi... Dica. Vorrei fare un'altra segnalazione. Sì. Mia madre ha cambiato, la banca in cui arrivava la pensione di mia madre, ha cambiato il nome. Sì. Sono andato all'INPS, mia madre prende la pensione attraverso l'INDAI, sono andato all'INPS per fare questa domanda, sì, ossia per dire che quello che è, sì, successo, non sono in grado loro, l'INPS, di prendere nota di questa cosa, ma mi hanno mandato al patronato. Sì. Le risulta? Sì, le posso garantire che è sicuramente vero, cioè non la smentisco, è una follia. Dunque io ho premesso che ho lavorato per 33 anni in un patronato, quindi dovrei essere ben contento se l'INPS manda la gente al patronato, però mi sembra una cosa allucinante che un istituto di previdenza, che voglio chiarire, l'INPS dovrebbe essere al servizio dei lavoratori e dei pensionati, perché l'impiegato e i funzionari dell'INPS vivono con i contributi che noi gli abbiamo versato. Mi sembra assurdo che per una pratica così cretina, come quella di dire, cretina adesso, sì, una pratica stupida, come quella di dire guarda che ho cambiato ufficio pagatore, peraltro non per colpa mia ma perché la banca ha cambiato nome, vi mandino al patronato. È una roba assurda, fa bene a denunciarlo e anch'io la denuncio da questa finestra di Aria Pulita che mi dà questa possibilità. È assurdo. Salutiamo il signore, veramente un paradosso, quasi come quello che è accaduto, notizia completamente diversa, abbiamo letto la cronaca di quel pensionato per quel centesimo, ecco, che ha fatto il giro del mondo ed è costato anche lo spostamento di un direttore della sede del... A me è spiaciuto solo una cosa, io ho una ricca corrispondenza via email e chi mi scrive lo sa che rispondo tutti, che non sia stato gestito da me quel caso lì, mi sarebbe piaciuto proprio, perché quello è un caso veramente paradossale, perché io avrei innanzitutto chiesto la rateizzazione, visto che mi dicono che potevo rateizzare un centesimo, chiedevo di rateizzarlo e volevo vedere loro come facevano, ma glielo mandavo formalmente ineccepibile in maniera tale che non riuscivano a rispondermi. Seconda cosa, avrei fatto causa all'INPS e vi spiego perché, questo perché è una notizia di carattere già, adesso prescinde dal centesimo, perché poiché il centesimo riferiva a un periodo del 1996, l'INPS dovrebbe sapere benissimo che questi indebiti sono prescritti, fossero in debiti di un centesimo, fossero in debiti di 100.000 euro. Dopo 10 anni scatta la prescrizione, l'INPS non può più chiedere indietro in debiti. Grazie Paolo Zani per essere stato con noi, lo ritroviamo questa sera nell'approfondimento di 7 News e ci vediamo invece con Aria Pulita tra qualche oretta. Fate una buona mattinata, un po' di spesa, qualche commissione, una passeggiata e alle 12 davanti al televisore su 7 Gold con Aria Pulita. Dopo.